Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, allerta meteo. Parliamo dell'allerta meteo gialla. Nello scorso episodio abbiamo parlato di quella verde, lo scorso episodio lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, quindi andate e dategli un'occhiata se non l'avete già recuperato. In presenza di previsioni meteo che ci parlano di fenomeni localizzati, possibili fenomeni localizzati di maltempo abbastanza elevato da poter provocare piccoli danni o poter essere causa di incidente, l'Ufficio di Protezione Civile potrà rilasciare un bollettino di allerta per condizioni meteo avverse, il bollettino condi meteo avverse, si chiama proprio così, e su questo bollettino rilascerà uno stato di allerta di tipo giallo. Un'allerta gialla è già un'allerta abbastanza grave, perché non significa semplicemente pioverà, cascheranno quattro gocce è un'allerta di tipo verde. Con un'allerta di tipo gialla è possibile che si possano verificare delle situazioni di danni in alcune aree, è richiesta una vigilanza molto più attenta, in particolar modo delle aree, non so, che possono essere prone ad allagarsi, come sottopassaggi o alcuni cavalcavia, è possibile che ci possano essere piccole interruzioni della rete ferroviaria o della rete stradale, è possibile che ci possano essere allagamenti dei piani bassi degli edifici, dei cantinati e situazioni similari. Già un'allerta meteo gialla può significare che ci può essere una pioggia molto forte, oppure ci può essere un vento molto forte, è già una situazione di pericolo. Ci può essere un pericolo occasionale per la sicurezza delle persone, è un rischio molto elevato di incidenti. Tra l'altro è importante osservare una cosa, un'allerta meteo riguarda l'intero territorio provinciale, quindi è difficile dire, in base alla presenza di un'allerta meteo, dove colpirà la situazione delle condizioni meteo avverse, perché l'allerta viene rilasciata per l'intera provincia, l'intero territorio provinciale può essere particolarmente esteso, allora può succedere che ci sono parti della provincia dove l'allerta meteo risulta in letteralmente quattro gocce d'acqua, come dall'altra parte del territorio risulta magari una svaccata di acqua incredibile, un vento pazzesco, scariche di fulmini che fanno un mare di danni, tutto all'interno della stessa provincia. Quindi è inutile dire «Ah, ma qui c'è un'allerta meteo gialla e stamattina c'è un sole che spacca le pietre». Totalmente inutile, perché sì, d'accordo, lì c'è il sole, ma magari dall'altra parte della provincia sta succedendo un macello. L'anno scorso, nel 2019, nella provincia di Siracusa c'è stata un'allerta meteo di livello molto elevato, eravamo in realtà in livello arancione, a Siracusa città sono cascate quattro gocce d'acqua, a Lentini, nella provincia di Siracusa, nella parte nord, c'è stata un'alluvione con un sacco di danni, a Rosolini, nella parte sud, c'è stato addirittura un fiume che ha tracimato e c'è stata anche una vittima. A seguito di un'allerta meteo gialla, il sindaco dispone appunto la vigilanza di determinate zone che si sanno essere a rischio, per esempio per allagamenti, o per smottamenti, o per situazioni similari. In presenza di situazioni di pericolo preesistente, come magari delle zone che tendono a franare, si può operare con ordinanze per chiudere delle strade o vietare il passaggio in determinate zone che sono già a rischio. Diciamo che un'allerta meteo gialla già rappresenta un rischio generale, e come ripeto, un'allerta meteo gialla significa che ci sarà già un maltempo molto forte, magari localizzato, ma che può essere molto molto forte, non una semplice pioggerellina estiva, per così dire. Quindi va già preso con un certo interesse, in presenza di un'allerta meteo gialla, se dovete andare nella vostra casa di campagna, forse è il caso di rinviare a quando finirà l'allerta meteo. Nel prossimo episodio parleremo dell'allerta meteo arancione, che è già a un livello particolarmente elevato. Per il momento io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2020, se sono stato utile, come sempre, pollice in alto, condividete, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti!